È verificato. Dire bene mi pare poco, è andata molto molto bene, c'è stata un'intesa intanto sulle cose da fare, a cominciare da quel DDL stupido e offensivo che va ritirato. Sono le parole del presidente della regione Raffaele Lombardo all'uscita ieri sera da Palazzo Grazioli a Roma, dove ha incontrato per la seconda volta in due giorni il premier Silvio Berlusconi. È arrivata pertanto la fumata bianca sulla crisi politica che investe da diverse settimane la regione siciliana. L'accordo si basa appunto sul ritiro del DDL presentato in Senato che introduce l'istituto della sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente della Regione Sicilia da parte dell'ARS. Accordo anche sullo stanziamento dei fondi FAS che dovrebbero essere sbloccati entro circa 10 giorni e sui modi e i termini del completamento della nuova giunta siciliana. E proprio in merito alla giunta, Lombardo ha sottolineato che non verranno intaccati gli equilibri in campo, ma non saranno toccati i 9 assessori già indicati nelle settimane scorse. Ed entro oggi dovrebbero essere resi noti gli ultimi 3 nomi, quasi certa la nomina del messinese Nino Beninati, già assessore alla cooperazione. Il secondo potrebbe essere uno tra il catanese Nino Strano, ex senatore, e un altro messinese, l'attuale deputato regionale Santi Formica. La grande incognita rimane quella del terzo nominativo, rimane infatti il grande punto interrogativo dell'UDC. Lombardo sull'argomento ha dichiarato di non avere un problema di nomi ma di scelte politiche. Abbiamo attuato un piano di rientro della spesa sanitaria sottoscritto da chi mi ha preceduto nel 2007 e ora mi ritrovo, ha detto il presidente Lombardo, l'UDC nelle piazze e nell'aula a ostacolarlo, a denigrarlo e a contestarlo. Lo scudo crociato dovrà scegliere se stare dentro o fuori dal governo, un nodo che dovrebbe essere sciolto necessariamente entro le prossime ore. Ieri il leader dell'UDC Pier Ferdinando Casini aveva così commentato un possibile ingresso nel Lombardo bis del suo partito. Non siamo noi a ricevere un favore se andiamo in giunta, ma noi a farlo perché con i problemi che ci sono oggi in Sicilia si sta meglio fuori che dentro. Una dichiarazione che aveva fatto storcere il naso a tanti del Movimento per l'Autonomia.